Taranto, Castello Aragonese, un incontro, una iniziativa organizzata dalla realtà di Masseria Frutti Rossi e dal titolo assai significativo Coltiviamo Centenari, ossia un convegno che ha questa finalità, questo obiettivo, dalle buone pratiche in agricoltura alla sana alimentazione, agli stili di vita corretti e alla prevenzione, potenzialità di sviluppo economico e sociale. Un incontro che vede presenti i rappresentanti di Masseria Frutti Rossi, ma altrettanto importanti rappresentanti istituzionali e a livello amministrativo e a livello di ASL. Michele Delisi, amministratore delegato della realtà di Masseria Frutti Rossi, beh, un convegno per vivere secondo natura. Sì, a me fa molto piacere, diciamo, questo accostamento che abbiamo oggi fra la produzione di prodotti salutistici, che è un po' la missione del nostro progetto, insomma. E le autorità, in particolar modo l'ASL, no, che ha voluto partecipare e patrocinare questo convegno con i direttori, con la CICCO. Dovrebbe arrivare anche il dottor Rossi, direttore generale, c'è anche il primario di oncologia, il dottor Pisconti. Ha promesso il suo intervento e quindi abbiamo tutte le autorità e tutte le funzioni. Soggetti proprio preposti al settore. Quindi questo ci fa immensamente piacere, perché un'industria che è nata da poco. E quindi avere queste attenzioni, no? Da parte di chi è preposto, insomma, alla salute, a controllare la salute. Diciamo c'è un'azione sinergica tra voi come soggetto imprenditoriale e la realtà, diciamo, istituzionale del territorio. Certo, è così. Abbiamo anche la presenza di Coldiretti con il direttore regionale Muraglia, no, che è una realtà, insomma, che è molto attenta a vedere e quindi a consigliare e a promuovere realtà industriali, no, che si affacciano sul mercato. Questa melagrana ci ha subito affascinato, da qui l'incontro di mio padre con l'amico di lunga data, attuale socio, dottor Bruno Bolfo, che abbiamo scoperto essere anche lui nel frattempo un estimatore e consumatore di melagrana, per cui ha detto: ma Michele, mi parli di questo tuo progetto della melagrana, a me piace tantissimo, facciamo qualcosa insieme. Da lì nasce appunto il progetto Lome Superfruit. Nel 2014 si costituisce l'azienda agricola, in poco tempo si acquisisce una superficie di circa 350 ettari di terreno, appunto, nell'agro di Castellaneta, e contestualmente si dà il via anche alla progettazione dello stabilimento, quindi i magazzini, i capannoni, le linee di confezionamento, di trasformazione e delle celle frigorifere di cui disponiamo attualmente. Parliamo di 8.000 metri quadri di celle frigo, metà delle quali con tecnologia di ultimissima generazione. Dario Delisi, responsabile commerciale di Masseria Frutti Rossi. Una iniziativa, quella di oggi, che proprio fa vedere, quasi espone la mission di Frutti Rossi: non solo un'azienda che produce, ma anche un'azienda che vuole integrarsi col territorio, contribuendo anche a dare dei consigli per uno stile di vita migliore. Sì, assolutamente. Noi oggi siamo qui con il convegno che lancia un po' il nostro slogan Coltiviamo Centenari, perché siamo sempre più convinti di cogliere un'esigenza sempre più crescente da parte del consumatore, quindi un'attenzione
particolare per il cibo, per la corretta alimentazione. Noi ne abbiamo fatto la nostra mission attraverso la produzione di frutti ad alto valore salutistico, pensiamo essenzialmente alla melagrana che rappresenta il nostro core business, ma da lì a breve anche bacche di goji ed avocado, che sono assolutamente una novità sul mercato italiano. Per citare il padre, diciamo, della medicina moderna, Ippocrate, diceva fa che il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo. Quindi in tempi non sospetti si era già scoperta questo grosso potenziale, appunto, comunque del benefico, appunto, del cibo in termini di prevenzione, e noi intendiamo sostanzialmente rispolverare questo concetto. Il dottor Gregorio Colacicco, direttore sanitario della ASL di Taranto, beh, si parla di coltiviamo i centenari. Ovviamente l'apporto della ASL anche in termini proprio di campagne di prevenzione e di educazione ad una vita sana, corretta, perché sì, le patologie ci sono, ma molte volte, come si suol dire, certi mali ce li andiamo a cercare. Sì, buongiorno. Ultimamente spesso si sta parlando delle qualità organolettiche e nutraceutiche dell'olio d'oliva. Oggi parliamo di frutti rossi, parliamo delle coltivazioni di melograna, e possiamo quasi dire che in contrapposizione a quelle che possono essere fonti di inquinamento, in realtà la Puglia è la più grande produttrice a cielo aperto, in linea con il biologico e con quello che è il nostro clima e quindi il nostro sole, la più grande produttrice di prodotti che devono necessariamente entrare nella dieta di tutti gli italiani a livello mondiale. Già negli Stati Uniti cominciano a individuare questi prodotti, ovvero le sostanze che stanno all'interno. Parliamo di antiossidanti, parliamo di vitamine importanti, diciamo, rientrano in quella filiera di prodotti che non hanno nulla a che vedere con gli integratori, perché sono prodotti naturali per prevenire diciamo, quelle forme degenerative, vuoi correlate all'invecchiamento e vuoi anche alle neoplasie. Quindi dobbiamo assolutamente farci carico di sostenere queste produzioni, perché sono la carta vincente per il futuro di questo territorio. Il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto. Beh, in questa occasione è duopo parlare di prevenzione. Prevenzione innanzitutto alimentare, nella fattispecie. Beh, qualcuno diceva in passato che noi siamo quello che mangiamo, e quindi è evidente che la prevenzione parte proprio da una corretta alimentazione. Una corretta alimentazione è un'alimentazione equilibrata, un'alimentazione sana, un'alimentazione che per quanto possibile deve utilizzare prodotti, se vediamo la catena alimentare, all'apice ci sono proprio frutta e verdura, in particolare quelle frutta e verdura ricche di antiossidanti. Antiossidanti che sono il segreto per invecchiare meglio, per invecchiare per più tempo, ma soprattutto per vivere in salute. L'effetto degli antiossidanti per eliminare quel stato di infiammazione cronica che è alla base di malattie croniche degenerative quali il diabete, le cardiopatie, i tumori, sono sicuramente al primo posto della nostra alimentazione, e quindi avere la possibilità di poter utilizzare prodotti della nostra terra, che è tanto vituperata in questo senso, e credo che sia un messaggio molto importante. Da qui si può rinascere per una cultura sana, che parte da, ripeto, dall'alimentazione, ma parte anche da stili di vita sani. Quindi questa è l'occasione per parlare di stili di vita sani a partire dall'alimentazione. Non dimentichiamoci anche il movimento, l'attività fisica, e che sono un corretto uso dei farmaci, che sono al segreto di una sana e corretta alimentazione e invecchiamento. E quindi, ecco, ripeto, questo ultimo ringraziamento va a loro che ci mostrano con tenacia, diceva Michele prima, no, è faticoso, no? Che certe volte uno si alza e dice ma devo rallentare, chi me la fa fare? No, Michele, non dovete rallentare, ve la fa fare questo territorio, perché avete da oggi, l'avevate già, insomma,
più chiara questa responsabilità. Non siete soltanto un'impresa, ripeto, che ce l'ha fatta o che fa profitto, non siete soltanto un'eccellenza, siete un soggetto, un player rilevante ormai di questo territorio che ci sta indicando come percorrere un pezzo di strada nella direzione di Within Green. Quindi grazie per quello che state facendo e buon lavoro. Siamo con il sindaco di Taranto, il dottor Melucci. Beh, Taranto, come sappiamo, vive la piaga ambientale, però ovviamente bisogna anche sapersi autogestire, bisogna anche attuare degli stili di vita che quantomeno prevengano il peggio. Sì, ha ragione direttore, noi credo che stiamo registrando dei segnali comunque di ripartenza di questa città da qualche tempo ed è importante, insomma, che ci siano momenti come questo dove riflettiamo anche su chi ce l'ha fatta, su quelle eccellenze che non solo stanno, come dire, dando il segno a un'intera comunità, ai giovani, a tanti lavoratori che si può investire in comparti nuovi, in comparti alternativi, ma soprattutto che si può investire innovando e investire nel verso dell'eccellenza senza accontentarsi. La realtà di cui discutiamo oggi, come dire, è perfettamente aderente a quella che è la programmazione anche dell'amministrazione comunale, no? Quella del buon vivere, del turismo, della cultura, di implementare tutti quegli assi che, ripeto, non sono un'industria tradizionale. E quindi siamo molto contenti di stare qui a ragionare con loro di questo progresso e di questo legame identitario col territorio. Il dottor Salvatore Pisconti, direttore della struttura di oncologia di Taranto. Parliamo ovviamente di problematiche oncologiche, ma molte volte alla base delle stesse ci sono scorretti comportamenti di vita a livello alimentare e non solo. E questo è il nostro obiettivo, oltre che curare, dare informazione, educare la gente a nuovi stili di vita, perché mai come nel campo dell'oncologia è vero l'assioma che prevenire è meglio che curare. Quindi modificare il nostro stile di vita, intendo dire acquisire tutte quelle sane abitudini, significa invertire in maniera significativa e sostanziale, scientificamente provato, la tendenza al trend in crescita delle neoplasie. E quindi occorre un'azione di informazione che deve vederci tutti interessati, non solo la parte medica che chiaramente contribuisce per l'aspetto scientifico, ma anche l'istituzione. La vicinanza al sindaco di Taranto vuole essere proprio questa dimostrazione, oltre che al Presidente della Regione, oltre che all'azienda chiaramente sanitaria locale, cioè insieme dobbiamo sinergizzare i nostri impegni, i nostri sforzi per cambiare la cultura dei nostri cittadini al fine proprio di invertire quel trend di crescita che vi è in questa città. Loro mi parlarono della necessità, e non soltanto loro, l'hanno fatto anche tante altre imprese della nostra regione, della possibilità di avere strumenti per provare a fare anche l'export, a lavorare su un mercato che non sia soltanto quello nazionale. Dove bisogna avere delle spalle larghe per entrare, e certamente lo strumento che sino a quel momento avevamo a disposizione, che era quello del voucher fiere, che era un contributo ed è un contributo di 9.000 euro per una presenza ad una fiera internazionale che la regione dà, ovviamente non garantiva la possibilità di fare questo. Io feci una promessa dicendo che ci saremmo messi subito a lavorare insieme al partenariato economico-sociale che istituzionalmente sovrintende a tutte le misure che la Regione Puglia mette nel campo dei benefici, degli aiuti alle imprese, nell'ottica di una politica di coesione territoriale, che avremmo lavorato su una misura specifica della internazionalizzazione dei mercati. Questa cosa l'abbiamo fatta. Lunedì, caro Michele e caro Dario, l'abbiamo presentata presso la Fiera del Levante, avanti a tantissimi imprenditori, associazioni datoriali, ordini professionali, ed è una misura che mette a disposizione sino a 500.000 euro per ogni impresa che vorrà fare piani per l'internazionalizzazione, a partire da una figura centrale che è quella dell'export manager, che voi capite quanto sia importante avere un professionista di qualità che ha dei costi elevati, e noi mettiamo a disposizione fino a 100.000 euro per il pagamento dell'export manager. Questo è la prima cosa che la Regione può fare per essere vicino al sistema delle imprese. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, è presente qui ai lavori di Coltiviamo Centenari. Beh, un ritorno alla natura, a delle pratiche sane per un corretto stile di vita. La Regione è vicina anche a queste campagne di informazione, anche per prevenire poi quelli che sono i
i costi sociali derivanti dalla sanità. Diciamo, la regione soprattutto deve saper essere vicino per aiutare imprese come queste che non soltanto portano lustro nell'immagine complessiva del territorio, ma riescono anche ad offrire motivi importanti per spunti di buona prassi, di buone politiche per l'agricoltura, che chiaramente sono coniugate anche ad un'interessante crescita occupazionale. Ma la Regione, oltre a guardare questo con simpatia, che può fare? Lo avevamo promesso, lo abbiamo attuato da qualche giorno, aiutare queste imprese anche ad uscire fuori dal mercato nostrano, e quindi la possibilità di incentivi alle politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo presentato lunedì un pacchetto organico che prevede sino a un massimo di 500.000 euro per ogni impresa che vuole fare provvedimenti e pacchetti ed investimenti per i mercati esteri. A partire ad esempio dalla figura dell'export manager, che noi pagheremo sino ad un massimo, potremo dare alle aziende fino a un massimo di 100.000 euro per trovare professionisti capaci di trovare nuove quote di mercato estero. Insomma, la Regione deve dare sostegno con l'accesso al credito agevolato, cosa che facciamo attraverso la trench and cover con 64 milioni di euro che abbiamo messo, attraverso i bandi per la coesione territoriale che sono a sportello e che sono aperte a tutte quante le imprese, e adesso anche attraverso un intervento importante per internazionalizzare il proprio business. Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto. Beh, devo dire che l'area ionica offre tanto in termini proprio di prodotti naturali, e allora l'iniziativa di questa mattina, partendo dai prodotti che tratta Frutti Rossi, per ampliare il discorso a una condotta di vita sana, donde il titolo significativo, provocatorio tra virgolette, coltiviamo centenari. Beh, al di là delle problematiche purtroppo gravissime dell'Ilva, beh, questo territorio davvero come prodotti, non è, prodotti naturali, non è inferiore ad altre realtà italiane. Assolutamente sì, io come dire, distinguerei subito due argomenti da approfondire grazie a questo convegno, grazie a questa iniziativa di stamattina. Primo, legato alla salute, con ovviamente è stato dimostrato dalla scienza tutta una serie di valori che hanno tutta una serie di come dire, risorse che abbiamo qui sul nostro territorio con tutti i frutti salutistici, i frutti rossi, e quelle che sono, come dire, le ripercussioni positive sulla salute umana. Si è detto che, si è scoperto che molte malattie possono essere curate proprio partendo da una sana alimentazione, e di questo si discuterà stamattina. A fianco dobbiamo aprire un secondo tema di discussione, che è quello dell'economia e dello sviluppo del territorio, e proprio in riferimento a quello che si diceva prima, al tema dell'Ilva e quindi alla necessità di diversificare quindi quelli che devono essere i settori produttivi del territorio per non essere legati esclusivamente alla grande industria. Noi stiamo parlando qui di oggi di agricoltura, ma di agricoltura di altissimo livello, con un investimento importante. Io sono onorato di essere qui non solo come presidente della provincia, ma soprattutto come sindaco di Castellaneta, perché è su Castellaneta che insiste questo importante investimento fatto all'azienda Frutti Rossi dalla famiglia De Ricci e dei loro soci, che ringrazio ancora, perché stiamo dimostrando che se ci sono imprenditori che vogliono investire e che sanno quello che fanno, in realtà il territorio può ripartire proprio da quelle che sono le peculiarità del territorio stesso, quindi l'agricoltura e il turismo. Sul turismo poi dovremmo aprire quanto prima possibile un ulteriore tavolo di discussione. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Beh, come dire, vi invitiamo a nozze, perché ovviamente quella che è la mission di Coldiretti si sposa con questa campagna di una vita vissuta, per così dire, secondo natura, e quindi quale migliore strumento se non i prodotti che Madre Natura ci offre? La vita sana ha bisogno di prodotti sani che ci vengono dati dalla natura, e la Puglia in questa è una delle regioni più virtuose nella coltivazione ortofrutticola
e di altre piante, e sono soprattutto importanti perché oggi con i contratti di filiera riusciamo a garantire, e lei è un esempio pratico, quello di cui ne parliamo oggi, come dalla terra si arrivi direttamente al consumatore finale, valorizzando tutti i passaggi e tutti gli attori.